Dottore Bianco, parliamo di una patologia molto diffusa, l'ansia. Che cos'è? Allora, intanto l'ansia è una reazione complessiva dell'organismo che è abbastanza normale in certi termini. Difatti è una complessa reazione, appunto, di tipo cognitivo, cioè è un pensiero, emotivo, cioè uno stato d'animo, e comportamentale, cioè la persona che soffre d'ansia assume dei comportamenti difensivi. Intanto è fisiologicamente presente in tutte le persone. Il problema è l'intensità e la pertinenza, cioè se il tipo di reazione è adatta alla situazione. Ecco, come si cura? Si cura? Intanto sì, si cura sicuramente. Intanto la prima cosa, bisogna stabilire appunto il limite e il livello. Come ti dicevo, l'ansia è una reazione abbastanza normale. Per esempio, per ansia noi dobbiamo intendere quello stato d'animo che si vuole, per esempio, prima di un esame o prima di un appuntamento con una partner particolarmente desiderata o in attesa di un referto medico, per esempio. Quello complesso stato che proviamo di apprensione, di sensazioni fisiche, è ansia. Il problema è, ripeto, quanto dura questo tipo di reazione e se scatta nelle circostanze opportune, considerate chiare, cioè pertinenti per un certo tipo di cultura, per un certo tipo di stato d'animo e di situazione. Ecco, passiamo alla cura. Ci sono dei farmaci oppure si cura con delle semplici sedute? Allora, con entrambe le situazioni. In genere, quando l'intensità, la durata, la frequenza di queste crisi è molto forte, si danno farmaci. Di solito si usano gli ansiolitici, che sono una categoria di farmaci che agiscono, diciamo così, a valle, cioè attenuano la risposta complessiva dell'organismo, oppure ci sono dei farmaci un po' già meno maneggevoli, che sono degli antidepressivi, detti bloccanti serotoninergici, che agiscono su quello che si pensa essere il meccanismo di innesco, che è un po' più centrale a livello del sistema nervoso. Si fa un trattamento per un periodo di tempo, ancora una volta tutto dipende dalla durata delle crisi e dal tipo di interferenza che danno sulla vita quotidiana. Inoltre si possono curare con sedute psicologiche, nel senso colloqui che tendono, diciamo così, a dare alla persona le informazioni sulla causa di questo tipo di reazione e sugli strumenti psicologici per controllarla. Chi ne soffre di più, dottore, i giovani o gli anziani? Beh, guardi, è una sofferenza abbastanza diffusa, trasversale, cambiano le motivazioni, nel senso, per esempio, negli anziani i motivi di ansia sono di solito legati al funzionamento fisico, cioè al declino del corpo, quindi alle preoccupazioni per le malattie. Per i giovani in genere l'ansia è riferita a quella che potremmo definire la realizzazione di sé. È chiaro che in questo percorso, dove le difficoltà di inserimento sono estremamente evidenti, ci può essere questo stato d'animo abbastanza più frequente. L'ansia non curata può portare a conseguenze gravi? Allora, un tempo si discuteva su questo fatto, tanto è vero che la gente pensa che l'ansia sia una manifestazione, per così dire, un po' astratta, cioè un fatto solo mentale. Tant'è vero che molte persone usano un termine, anche medici, somatizzazione dell'ansia, per dire che è una particolare espressione di questo tipo di cose. Invece non è così. L'ansia ha dei correlati fisici sempre presenti, cioè in effetti quando noi sperimentiamo questo stato d'animo si attivano in noi delle sostanze che modificano il funzionamento di alcuni apparati e alcuni organi, quelli gastroenterici, quelli cardiaci, muscolari e anche quelli, diciamo così, del sistema nervoso. Per cui una persistenza di questo stato d'animo nel tempo può determinare se in certi organi ci siano delle vulnerabilità o delle situazioni di predisposizione, delle patologie d'organo.